La luce invisibile della città è un progetto nato nel 2015 che ritrae gli edifici e i monumenti più iconici delle grandi città del mondo utilizzando la tecnica della fotografia in infrarosso. Al di là delle caratteristiche più evidenti dell'infrarosso, che sono i cieli molto scuri e contrastati, la vegetazione chiara e luminosa, che in questo contesto viene relegata a elemento secondario, una delle caratteristiche forse meno evidenti ma molto importanti per questo progetto è la nitidezza nella resa del dettaglio. In un mondo in cui la nozione di colore perde di significato e la luminosità è molto differente da quello che i nostri occhi percepiscono, i diversi filtri permettono di sfruttare le caratteristiche dell'infrarosso in funzione dei materiali costituenti degli edifici che riflettono la radiazione in modo molto diverso da come noi percepiamo la luce visibile. Le diverse condizioni legate alla latitudine e al periodo dell'anno in cui le immagini sono state realizzate hanno richiesto approcci tecnici differenti in un continuo lavoro di ricerca e di sperimentazione. L'infrarosso dà vita a un'atmosfera surreale che viene ulteriormente amplificata dalla totale assenza della figura umana. Questo relega gli edifici in una dimensione sospesa e al di fuori del tempo. Ciò che fin dall'inizio mi ha affascinato ed entusiasmato della tecnica dell'infrarosso è l'idea che quello che le mie fotografie mostrano è tecnicamente invisibile ad occhio nudo.